siamo a Tremestieri, questo è il nuovo porticciolo di Tremestieri per imbarcare i traghetti, per l'imbarco dei traghetti che vanno a Villa San Giovanni. Siamo a circa 15 km da Messina, alla barriera del casello autostradale di Messina-Catania. È stato realizzato questo porticciolo in pochissimi mesi, a ridosso proprio della linea ferroviaria. Questo è l'ingresso dei camion, che sono tutti in fila sul molo in attesa di imbarcarsi sul traghetto, che in questo momento è ancorato all'unica imbasatura agibile. Questa imbasatura ha avuto un gravissimo danno quest'inverno: è crollato il molo principale, il mare gli ha scavato sotto facendo crollare praticamente la parte terminale del molo, dove era proprio collocato il piccolo faro, che ora è stato rimosso, non lo vediamo più proprio dove c'è quel signore, dove c'è adesso il pescatore. Il molo è rimasto in questa posizione dalla mareggiata di quest'inverno. Le navi continuano a entrare, ma il mare ha scavato sotto il molo, facendo cedere proprio il punto in cui c'è l'attracco dei traghetti verso nord. Il molo è stato riparato, ma il mare è sempre in agguato, perché il porto si apre verso nord, proprio dove ci sono, dove arrivano le mareggiate più insidiose. Questi bestioni da 40 tonnellate arrivano in continuazione e aspettano di essere imbarcati sulle navi, che sono sia della compagnie private che delle Ferrovie dello Stato. Di fronte a noi la sagoma della Calabria, l'ultima parte dell'Europa. Like that in the sand, it would still be.